Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Lamezia Terme proprio in occasione dell'inaugurazione della sede Arcigay di Lamezia, in compagnia di Lucio Dattola, che invece è presidente dell'Arcigay di Reggio Calabria, che è venuto proprio qui per sostenere la nascita di questa associazione, questo circolo lametino, al quale chiediamo l'importanza della nascita in Italia di circoli di Arcigay. Buonasera a tutti, sono particolarmente felice di essere qui in rappresentanza di Arcigay Reggio Calabria nell'ottica di continuare in una lotta di diritti che non si ferma. Nessuno avrebbe immaginato 4-5 anni fa che sarebbe stato possibile costituire un comitato cittadino Arcigay nella provincia di Catanzaro, così è stato. E questo secondo me è un segno di vitalità, è un segno di lotta, è un segno di continuità. Arcigay è e rimane la prima associazione LGBTI italiana ed europea per capillarità nel territorio nazionale, ma è appunto la più grande associazione a livello europeo. Lo sottolineo perché la spontaneità con cui è nato questo comitato mi ha ricordato quando fondammo il Comitato a Reggio Calabria, un entusiasmo, una forza, la voglia di rispondere, la voglia di non cedere alla propria dignità, di non mettere in discussione la propria realtà e di provare a cambiare qualcosa. Lucio, un'ultima domanda, siccome si parla sempre meno dei Pride, nel senso che i Pride esistono, però la politica vorrebbe alle volte nasconderli perché come dire, fanno forse emergere dei bisogni non soltanto delle persone della comunità LGBT, ma pensiamo che ad esempio oggi c'è il Disability Pride in Italia, quindi esatto, quindi io penso alla necessità invece di dare visibilità ai Pride, ma anche alle associazioni LGBT come l'Arcigay, che in piccoli centri come la Lamezia Terme hanno esigenza di vedere i colori dell'arcobaleno. Sì, siamo in piena stagione Pride fra l'altro, quindi grazie per la domanda, anzi da qui, da Lamezia, saluto le due onde Pride che oggi si svolgono ad Ostia e a Napoli. È chiaro che l'attività Pride diventa non tanto e non solo una rivendicazione, ma intanto un ricordo della nascita del movimento di liberazione omosessuale mondiale e rappresenta il mondo che non vogliamo e la nostra risposta colorata e sorridente al mondo che invece sogniamo e che vorremmo realizzare. Credo che ci siano tutti i presupposti perché possa anche la Calabria assestarsi in un'organizzazione costante, continuativa e condivisa di manifestazioni come il Pride. Lo vedremo nei prossimi anni.